dominata assai, non per le patrie selve, e i templi abiti dall'apile latine, ormai di brenno occhiosa, non può starsi la scuola. Viva vinta dai Thank you.
Per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. Come gli ascoltatori possono udire, il pubblico ha una reazione piuttosto accesa ed è anche comprensibile. Naturalmente in piazza maggiore, è inutile dirlo, viene dal loggione. Gli operatori della televisione sono all'opera naturalmente, mentre il pubblico non si rende conto ancora dell'annuncio che è stato fatto, protesta violentemente e si sofferma ancora senza sfollare la sala. E così i professori d'orchestra. Veramente il comunicato è stato piuttosto laconico, vorrei dire. Sì. E quindi non può dare soddisfazione al pubblico che rimane così privato di una rappresentazione così importante e così interessante. È una cosa che, come ripetiamo, lascia sgomenti noi stessi e partecipiamo allo sconforto del pubblico e lo comprendiamo perfettamente. E a questo punto ricordiamo che in un palchetto di prim'ordine c'è Elsa Maxwell, la serata che ci voleva per la pettegola d'America, amici ascoltatori. E crediamo opportuno chiudere la cronaca, Pia, che dici? Sì, senza dubbio, io vorrei dire che Elsa Maxwell in questo caso veramente non ci voleva. Ad ogni modo, affidiamoci alla buona comprensione di tutti,
che non mancheranno di comprendere come possano accadere cose di questo genere, perché nella vita accadono facilmente degli incidenti simili. Comunque, veramente, caro Lello, possiamo concludere la nostra radiocronaca sfortunata e incompleta di questa sfolgorante e delusiva serata. Mentre in galleria si accendono violentissime discussioni tra i sostenitori di Maria Meneghini Callas e gli oppositori, diciamolo chiaramente. Amici ascoltatori, dal Teatro dell'Opera in Roma vi abbiamo trasmesso alcune impressioni sulla serata inaugurale della stagione lirica, quella cioè che doveva essere la serata inaugurale. Comunque ci auguriamo che perlomeno il primo atto abbia accompagnato con le sue melodie la vostra gioia di ascoltare la musica, e vi rimandiamo ad una prossima serata più fortunata di questa. Signore e signori, buonasera. Buonasera. That if you had come out for the second act and explained to the audience why you couldn't go on, that you might have gotten sympathetic applause instead of catcalls and boos? Oh, dear. Well, that's precise one thing. I did not get catcalls and boos because, you see, the audience did not know that I was postponing the performance. The theater had said that it just was for technical purposes, so they couldn't boo me. There was one thing that I was booed during my aria, because, you see, unfortunately, I have certain colleagues that pay to have me booed. You mean people pay to have you booed? Yes. That's fascinating. It's been going on for 6 years at the Scala. Each evening, or practically each evening, I have to deal with these people. So, you see, I really don't run away from my work. In fact, I'm used to fighting, though I don't like fighting. I forgot what we started off on. We were talking about your being booed at the opera when you quit. Well, yes, you see, I had to quit, dear, because in the first place I just couldn't go on, and I couldn't make a pitiful performance. I had to make a colorless performance, especially with these so-called boos in the theater. Of course, I fight if I have my weapon. My only weapon is my voice. Now, if I haven't got my weapon, it's ridiculous that I fight. It's just plain suicide. Yeah, and you cannot change a paid booer into a cheerer. No, dear, because he'll boo anyway. Well, I will if I feel fine. I mean, he won't cheer, but he will at least keep quiet, because, you know, it's happened all the time.